Nuova classe A. Evoluzione quotidiana. Oggi anche con nuovi motori ibridi. Antenucci sta a dominare la faccia la giornata. Ma solo il tiro. Dai. Sì, sicuramente se avesse fatto gol era un peccato, perché abbiamo fatto una gran partita, loro hanno fatto solamente quel tiro. E mi devo fatto da pronto, dai. L'hai vista partita un attimo dopo, però era un peccato non farmi trovare pronto, perché abbiamo fatto una gran partita, quindi è andata bene, dai. Sono contento. Di la squadra si è difesa sempre con ordine, anche se nel finale chiaramente ci siamo un po' abbassati, però ecco, tu ricordavi, hai fatto quella parata su Antenucci, ma insomma, a parte poi qualche uscita, altri interventi particolari, segno che comunque insomma la squadra è riuscita con l'organizzazione, con l'attenzione a, insomma, a rintuzzare quello che sì, era. Sì, secondo me per 70-75 minuti non c'è stato mai l'impressione che ci fossimo abbassati, quindi come dici tu, un po' gli ultimi 10 minuti, ma cioè, ci può stare, il Bari comunque c'è una squadra forte, quindi noi siamo stati bravi a chiuderci, ma cioè, a farlo bene, quindi, perché siamo stati comunque sia compatti, non è che abbiamo lasciato spazio al Bari. A parte, come hai detto tu, qualche tiro da fuori e qualche cross, che è il minimo che uno può lasciare. Mentre dicevamo, 13ª partita senza subire gol, comunque è un traguardo importante sia per la squadra ma anche per te, no? Dal punto di vista dei numeri. Sì, sì, dal punto di vista dei numeri è una cosa importante, perché quando non prendi gol così magari riesci a farne uno, porti a casa i punti, quindi questo qui è un aspetto importante, che dall'anno scorso secondo me abbiamo preso troppi gol e quest'anno era un obiettivo, diciamo, abbassare il numero dei gol. E lo scorso anno abbiamo fatto 10 volte senza prendere gol in tutto quanto il campionato, ora siamo già a 13, quindi vuol dire che il lavoro di tutta quanto c'è la squadra sta comunque portando dei frutti importanti. Anthony, il brivido finale, che è successo con il brivido di recupero? No, vabbè, lì sono andato, anche se magari potevo stare pure in porta, però penso sempre, per quello che faccio io è sempre meglio andare, quindi dopo è andato così, dai, ci vuole un pizzico di fortuna anche quando si fanno queste cose. Senti, è rimediato una munizione. Sì, la terza. La terza? Sì, però anche se secondo me non ho perso neanche tempo. Dall'inizio della no, no, io, sì, però io non ho perso tempo, cioè io avevo la palla in mano, stavo andando a mettere la palla a posto e mi ha ammonito, quindi secondo me lui l'ha fatto perché mi avevo messo tacere il Bari e basta. Perché, ma anche in precedenza, voglio dire? Sì, già c'era il primo tempo, diciamo, sì, che mi diceva di non sbrigare, sì. Però non è che ho fatto mai, delle volte ho fatto peggio, quindi. Senti, la sensazione a fine partita allo spogliatoio di aver comunque messo un mattone importante, di aver tirato un sospeso lievo, di aver dato anche una risposta importante contro una squadra forte che punta alla Serie A? Ma no, secondo me siamo forti anche noi, però purtroppo quando vieni da un periodo così dopo è duro far punti, quindi però le prestazioni secondo me le abbiamo fatte, però ci mancava sempre la vittoria, quindi oggi siamo stati forti, siamo stati un grande gruppo, abbiamo sofferto insieme e alla fine abbiamo preso 3 punti, cioè importantissimi. Senti, negli spogliatoi il presidente Bandecchi cosa gli ha detto? Ha detto che abbiamo fatto una gran partita, forse una delle migliori che lui ha visto quest'anno, e siamo contenti che anche lui è contento. Senti, non so se è una mia impressione, però oltre alla qualità, che non è mancata mai a questa squadra, magari a volte sarà discontinua nell'esprimerla, però oggi si è vista un'altra grinta, un'altra voglia di arrivare sul pallone, un'altra determinazione, un'altra rabbia agonistica, sei d'accordo? Ma io credo che nell'arco di un campionato ci sono quelle partite dove 3 punti li devi fare per forza, quindi e questa secondo me era una di queste qua, quindi noi sapevamo che dovevamo fare 3 punti, quindi non c'era VAR, pari, rigori che poteva reggere, quindi noi dovevamo fare 3 punti, siamo stati bravi a farli e abbiamo fatto gol subito, ma dopo siamo stati bravi, secondo me ne potevamo fare anche altri. Però, come ti ho detto, questa è una partita che contavano solo i punti, quindi abbiamo portato a casa 3 punti, va bene così. Senti Anthony, che cosa vi siete detti in settimana? Avete fatto un po' quadrato, nel senso c'è stata anche la conferenza di mezzo del mister. Ma il mister, diciamo, ci ha messo in faccia la realtà, perché con i numeri adesso continua a parlare ancora di Serie A e playoff, ci stiamo prendendo in giro noi, i tifosi, la stampa, quindi ora la partita di oggi e le partite di ieri ci hanno fatto capire che bisognava fare 3 punti perché dovevamo mettere un battocino importante, ma non per avanti, per dietro, perché la verità è questa, perché oggi stavamo a 3 punti, c'era play out, quindi il mister ci ha detto quello che ha detto a voi e noi siamo stati bravi
a capire secondo me l'importanza di questa gara. Oggi c'era il Bari, ma ci poteva essere chiunque, per noi importante oggi era fare punti. Però non l'hanno capito anche i tifosi, perché oggi c'era una bella... No, oggi bello, oggi sì, è stato bello secondo me, ma le partite e i campionati non è che si vincono solamente con la squadra, quindi secondo me ci vuole quattro da parte di tutti quanti, quindi oggi è stato veramente un bello stadio che ci ha spinto dall'inizio alla fine, anche magari all'ultimo, io ho visto c'era al 90esimo che ci ha dato quella carica in più e speriamo che è sempre così in casa. Le posso fare una domanda? Se è scambiato un attimo i complimenti con il suo collega oggi, non è stato molto impegnato Caprile e neanche lui, però se non l'ho visto a fine partita perché noi dopo siamo andati sotto la curva, però vabbè, un portiere secondo me avrà una grande strada avanti, quindi sta facendo un campionato importante, una piazza come Bari e ha tutti quanti i mezzi e i margini per fare una carriera importante. E sul Bari pensa che può essere una pretendente importante playoff? Ma sicuramente il Bari fino adesso ha fatto un gran campionato, quindi nonostante neopromossa, nonostante tanti giocatori che lo scorso anno erano in C, secondo me sta facendo, cioè, un signor campionato e lo sapevamo, quindi fino adesso il Bari ha fatto un gran campionato. Dopo quello che sarà, il playoff ancora è lunga e tutto quanto torna a parte, però il Bari secondo me c'è una squadra forte. Era difficile la partita non solo perché il Bari era specialista di vittoria in trasferta, ma anche perché la vittoria del Genoa anche per il Bari significava molto, no? Nel senso che non perdere contatto, sì, non solo Bari andava a vincere, ma anche il Bari, quindi aumentava il coefficiente di difficoltà proprio per questa esigenza anche del Bari. Sì, sì, il Bari sicuramente se voleva rimanere agganciato, cioè al secondo posto, è normale che abbiano qua non per portare a casa il punto, ma per, cioè, vincere la partita. Però noi, secondo me, oggi siamo stati più bravi e abbiamo, cioè, meritato noi 3 punti. Il gruppo CIDAT è il più importante centro diagnostico polispecialistico convenzionato della ASL Umbria 2. Garantisce qualità particolarmente elevate nelle prestazioni di diagnostica per immagini, neurologia e neuroradiologia, fisioterapia e riabilitazione, odontoiatria, medicina del lavoro, medicina dello sport, endoscopia digestiva, cardiologia. CIDAT, da 25 anni, l'alta specializzazione in sanità a Terni.